Olle! Opla! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova postazione di In Sport. Ripeto sempre una cosa che non ho detto negli altri video, questi sono dei video che sono stati registrati in Germania. La programmazione, quella vera e propria, che non è che questa non sia vera e propria, però l'altra programmazione andrà avanti con dei video registrati a Crotone in Italia, quindi avremo questo mix atomico. Oggi parleremo di un nuovo argomento, che è quello mi sono dimenticato fondamentalmente, un attimo che vado a recuperare, dai, la miseria. Prove ed errori, scusatemi ragazzi, ma non posso ricordarmi tutto. Prove ed errori. Una cosa che mi è capitata, perché io parlo di cose che mi sono capitate, perché giustamente se non le ho provate prima sulla mia pelle non posso dire la mia. Una cosa che mi è capitata spesso è che sento parlare persone come se avessero il verbo di Dio nella loro bocca, e pensano che il loro allenamento non sia, sia giusto per tutti, è giusto. Bene ragazzi, non è così. Io vi porto la mia esperienza, vi dico che un allenamento non può essere subito captato, capito, fatto, tutto il resto a su misura, perché ci sono le prove d'errori. Io posso fare un tipo di scheda, un tipo di allenamento, un tipo di programmazione su una determinata tipologia di persone, che a livello generico può andare bene, però ogni fisico è differente, di conseguenza a livello fisiologico risponderà in maniera diversa, avrà una mobilità articolare diversa, avrà un metabolismo muscolare diverso, avrà delle cartilagini, delle curve del rapide diverse, delle spalle diverse, un'ossatura diversa, una masticazione diversa, perché questo è collegato anche alla postura, farà un tipo di lavoro diverso. Di conseguenza quello che faccio io è adattare un protocollo che può essere standardizzato ad una persona, ok? Però non è detto che quella persona risponda al 100% a quel tipo di protocollo, ed è qui che interviene il cosiddetto prova ed errori. Io stesso sono stato vittima di me stesso facendo prove ed errori, cioè nel senso facevo tanti esercizi, cioè nel senso ho provato tante metodiche, fino a quando ho creato un tipo di metodica che è adatta a me. L'ho provata a riportare ad altre persone, di questo è quella che pratico anche su Instagram, la metodologia In Sport, e ho visto che questo tipo di metodica funzionava sull'80% degli allievi che seguivo, sull'altro 20% no. Cosa vuol dire? Che la metodica non era giusta? La metodica era giusta, ma su quel restante 20% la dovevo modificare. Devo dire la verità, questo è un tipo di metodica che deve essere utilizzata a tutti. Quando voi chiedete la scheda al istruttore, al proprietario della palestra, qua sono delle molle che stanno scoppiando, ok? Quello deve avere la compiacenza di dire: io ti do questa scheda, però attenzione, se ci sono dei problemi, degli esercizi che non riesci a fare, delle cose che non riesci a fare, me lo devi dire, perché lo dobbiamo andare a modificare secondo le tue caratteristiche, non esercizi che non ti piacciono, esercizi che ti danno problemi, non riesci a fare, problemi e quant'altro. Allora così piano piano si inizia a creare una serie di esercizi, allenamenti e quant'altro costruiti ad hoc per quel tipo di soggetto, ok? Quindi ragazzi, la prova ed errori, sto facendo la prova su di te, non è per forza una cosa sbagliata, perché si deve passare per prove ed errori, e grazie all'errore, naturalmente a meno che non sia qualcosa di irreparabile, grazie all'errore si può migliorare un allenamento, si può migliorare una condizione fisica e quant'altro, ok? Il video finisce qua, questo è stato molto breve anche perché mi sta finendo la memoria della fotocamera. Io vi lascio sempre ragazzi un saluto da In Sport dalla Germania, e mi avvicino, come al solito vi dico sempre di, ecco qua, iscrivervi al canale, seguirmi su Instagram e Facebook in.sport.fit, lasciare un commento, e per il resto ragazzi buon allenamento da In Sport, ciao!